E la vicenda del collega Gabriele Maio, nostro corrispondente a Parma, il Parma non è minimamente in via di soluzione da quello che abbiamo sentito, nonostante un sacco di pronunciamenti a livello di ordine, di sindacato, di stampa sportiva, del fatto che siti ne hanno scritto, non ci sono ravvedimenti di posizione. Continuo a pensare che non sia la strada migliore quella di lanciarsi in un contenzioso economico nei confronti di una testata piccola, di un giornalista autonomo. Perché questo ammazza delle voci. Tant'è vero che noi in questo momento non abbiamo Gabriele Maio che ci racconta il Parma perché si è autosospeso e lo faceva professionalmente, secondo me, con un certo amore anche nei confronti della sua squadra. Io, se conoscessi Krause, gli direi: ascolta, di Balsoro, Herbert, come sempre, Come si è messo? Si insomma, è messo dai, male. lascia perdere. Cioè, ci sono camere di composizione, diciamo, giuridica fra quello che combinano i giornalisti. Presunte cose negative, e i protagonisti dello sport che non prevedono inizialmente un esborso di denaro per nessuno, perché per Krause 70.000 euro o quello che sono una cifra ridicola, per Maio probabilmente sono tutto quello che guadagni in un anno. Dove vogliamo andare in questo modo?